La digital transformation permette alle persone di vivere meglio. La tecnologia oggi ci permette, grazie all'innovazione che con essa ci arriva, di avere più tempo per le nostre attività personali, per poter trascorrere più tempo in famiglia o per poter trascorrere più tempo dedicandolo ai nostri hobby e di poter lavorare in maniera migliore impiegando meno tempo a fare le cose che facevamo prima. Questo perché ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che in qualche modo aumentano il potenziale del nostro cervello e quindi le capacità che noi sappiamo mettere in campo. Umanesimo, nuovo umanesimo e in che direzione stanno andando l'uomo e il lavoro? Stiamo andando verso un mondo dove sempre di più la vita privata e la vita personale si confondono in un unicum, stiamo andando verso un mondo dove le organizzazioni avranno delle persone che lavorano che non sono dipendenti ma che sono magari delle persone che hanno dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei professionisti a partita IVA e quindi stiamo andando verso un mondo dove la capacità nostra dell'uomo è svincolata in un certo senso anche dal contesto organizzativo aziendale ed è quindi più facile sprigionare il nostro potenziale. Leonardo da Vinci diceva: saper ascoltare gli altri vuol dire, oltre al proprio, possedere anche il cervello degli altri. Ed è una frase che mi piace sottolineare oggi in questo contesto.